Sono i numeri che dovrebbero sconvolgere e far riflettere. Oltre 6-7 mila sono i clochard a Roma, ma solo quelli visibili, quelli cioè che vivono nei luoghi classici della disperazione, come le stazioni, la zona di San Pietro e quei sottopassi o sottoponti che rappresentano la casa per i tanti che la casa non ce l'hanno. Ma è una cifra ampiamente raddoppiabile, arrivando a 15 mila, dicono gli esperti che li seguono, se si calcolano i tanti che vivono accampati qua e là. Un fenomeno diffuso anche in altre città, se si pensa che solo oggi sono 3 in Italia senza dimora deceduti, uno a Rovereto, uno a Verona ed il giovane rumeno alla stazione Tiburtina di Roma. Una morte quest'ultima che si aggiunge a quella di 3 giorni fa al Parco delle Valli, a quella della notte di Natale sotto il ponte Duca d'Aosta, a quella del nordafricano quarantenne a metà dicembre, per citare i più recenti. Ma la vera emergenza non è il freddo, per il quale il comune ha varato un apposito piano, ma l'isolamento e l'indifferenza di chi trascura di fermarsi per un aiuto, che può essere talvolta solo una semplice parola. È la quinta persona che nel mese di dicembre viene trovata deceduta per il freddo. E le risposte non sono all'altezza dei bisogni. Non vorremmo che la non risposta ai problemi dei poveri sia la risposta per allontanarli da questa città.